Buongiorno, rettore. Mi sento chiamare? Dottor Bianchi, buongiorno. Sì, l'ho fatta chiamare. Lei è il direttore del progetto Solar 4.0, giusto? Sì, sono io, perché c'è qualche problema con il progetto, sono sorti problemi con i finanziamenti. No, assolutamente no. Vede, è di rilevante importanza il fatto che questo progetto sia riuscito, dopo secoli di ricerca, a brevettare un reattore nucleare a fusione abbastanza redditizio da essere commercializzato, ed è proprio per questo che lei è qui ora. Se non erro, lei ha anche preso parte all'assemblaggio dell'unico dispositivo in tutta la civiltà umana per il trasporto spazio-temporale, presente in questa università. Sì, ma non capisco, potrebbe andare dritto al punto? Perché mi ha fatto chiamare? Vede, il punto è che lei deve tornare indietro nel tempo, in questa stessa università, e fornire le esatte e precise istruzioni per la costruzione del reattore da lei brevettato. Questo permetterà di creare una linea temporale alternativa in cui i civili possano ancora abitare la Terra. Sa in che condizioni versiamo, non devo spiegarglielo. C'è qualcos'altro che devo sapere per la mia missione? Lei deve cercare il dottor Thomas Hudson, responsabile del progetto Solar 1.0, ufficio 12. È indicata la stanza dove è presente il documento. Deve prenderlo e portarlo, servirà come prova. Certamente. Qualcos'altro che dovrei sapere o che deve dirmi? No, è tutto qui. Grazie mille, allora. Dottor Bianchi? Sì. L'umanità è nelle sue mani. Buon lavoro. Grazie anche a lei, rettore. Buona giornata. Buona giornata, dottor Bianchi. Salve, come passa in casa? Sono il dottor Bianchi, sono, o meglio sarò, il responsabile del progetto Solar 4.0, nel quale in questa università verrà sviluppato un reattore a fusione nucleare. Sono anche stato mandato indietro nel tempo per consegnare a lei questi documenti e una missione della massima importanza. Mi scusi, ma se questo è uno scherzo non è veramente lì. Di buon gusto, può anche uscire. No, guardi, le assicuro che non è uno scherzo. Questa è la ricerca su cui sta lavorando e che dovrebbe pubblicare tra un paio d'anni, come prova della mia origine. Se vede, qua c'è solo anche la sua firma e quella del rettore. Ah, quindi così torna ai conti. Questo penso che lo terrò io. Ma come avete fatto a far funzionare il viaggio in tempo? Violerebbe tutto quello che sappiamo della fisica? Oh, beh, da 150 anni a questa parte la fisica è cambiata così tanto che a confronto adesso siamo ancora nell'Ottocento. Però non divaghiamo. Quello che è importante è che qua ho le informazioni su come funziona il reattore a fusione da me progettato. E voglio che lei li prenda e che faccia sì
di farne costruire il più possibile, in maniera tale da creare un mondo che non sia la landa completamente oscura e inabitabile da cui vengo io e in cui possono vivere solamente ricercatori e militari, mentre ai civili è stato concesso solamente di andarsene su altri mondi o rimanere a morire. Quindi siete riusciti a far funzionare la fusione? Come avete fatto, come funziona il reattore che avete ideato? L'ispirazione è stata abbastanza semplice. È venuta dal nostro amato Sole. Come ben saprà, è possibile far collidere i nuclei di due atomi in maniera tale da far sì che formino un nucleo di un atomo più pesante. Nel nostro caso, come nel Sole, abbiamo deciso di utilizzare l'idrogeno, essendo l'elemento più leggero e più facilmente reperibile. Tuttavia, sarebbe stato impossibile riprodurre le condizioni di estremo calore e estrema pressione che nel Sole permettono la fusione dell'idrogeno in elio. Quindi abbiamo deciso di optare per un reattore di tipo magnetico che incanali all'interno di un circuito un fascio di nuclei di idrogeno e che tramite appunto un campo magnetico permetta di mantenerli in una traiettoria circolare lungo la quale questi nuclei accelerano fino a scontrarsi e a fondersi. Questo però non mi aiuta, abbiamo già gli altri reattori del genere. Come si tratta del principio su cui si basa? Il principio è abbastanza semplice in realtà, è qualcosa che avete già scoperto. Si basa sul far raggiungere nuclei velocità tali che l'effetto tunnel quantistico permetta di superare la barriera di potenziale dato dalla repulsione delle due cariche positive presenti nei due nuclei. In questa maniera, quando due nuclei di idrogeno abbastanza veloci collidono tra loro, arrivano a formare dell'elio-2. Tuttavia, questo isotopo è estremamente instabile e uno dei due protoni che lo formano decadono quasi istantaneamente in un neutrone. In questa maniera si forma un nucleo di idrogeno 2 o deuterio. Dopodiché le possibilità sono due. In alcuni casi questo nucleo di deuterio va a collidere con un altro protone formando dell'elio 3 e dopodiché due nuclei di elio 3, prima di decadere poiché anche loro instabili, collidono formando un nucleo di elio 4 con due protoni e due neutroni che è più stabile e che rilascia due protoni all'interno del circuito che vanno poi a rialimentare il processo di fusione. In altri casi invece il deuterio si fonde con un altro dei protoni presenti all'interno del sistema formando un nucleo di trizio, ovvero un nucleo con un protone e due neutroni. E dopodiché un nucleo di deuterio e uno di trizio si fondono creando un nucleo di elio 4 e rilasciando un neutrone che andrà anch'esso a continuare il ciclo della fusione. E tutto si basa sul principio secondo cui quando due nuclei leggeri si fondono in uno pesante rilasciano una certa quantità della propria massa sotto forma di radiazione e quindi di energia. Queste però sono informazioni che avrebbe potuto trovare anche un gruppo di liceali, una felice ricerca nel web. Sono cose che noi sappiamo già da molto tempo. C'è qualcosa di sbagliato per quello che sappiamo evidentemente, perché non riusciamo a far funzionare. Vede, Hudson, in realtà era molto semplice. Il vero segreto per far funzionare la fusione nucleare è